Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la quinta domenica del tempo ordinario e lo splendido Vangelo di oggi, che è, come dire, l'introduzione al bellissimo discorso della montagna che il Signore fa subito dopo le Beatitudini, contiene un po' l'orientamento, quello che poi è tutto quell'ampio discorso che ci accompagnerà per diverse domeniche, in cui Gesù dà proprio la sintesi della sua predicazione evangelica, di che cosa è venuto a portare sulla terra, di qual è il cuore del suo messaggio. Usa anzitutto queste due immagini, che peraltro una viene ripresa e approfondita dalla prima lettura e una dalla seconda lettura, quella del sale della terra e quella della luce del mondo. Se avete fatto attenzione alla preghiera che trovate sul foglietto e che io ho letto all'inizio della messa, già lì c'è un'indicazione, perché l'immagine del sale della terra allude alla fede. Voi sapete che nella forma antica di amministrazione del battesimo, prima di battezzare una creatura, sapete che il battesimo è il sacramento della fede per antonomasia, perché ci viene trasmessa la fede, al bambino si dava un cristallino di sale, forse qualcuno di voi lo ricorda, da mettere nella bocca. Il sale della terra, no? Proprio il richiamo e riferimento a questa parola che Gesù qui dice. Quindi la fede. E poi la luce del mondo, è evidente. Gli uomini vedano le vostre opere buone, quindi la fede, e poi la carità, che è quella che ci permette di operare mossi dall'amore di Dio e dall'amore verso il prossimo, quindi di compiere il bene. Dietro queste due immagini c'è il senso della liturgia di questa domenica. E cominciamo con questa omelia ad approfondire il discorso del sale della terra, che è introdotto dalla seconda lettura e anche qui, se avete fatto attenzione, dalla prima parte della preghiera che ho fatto all'inizio della messa. Io ho detto: Signore, cose di questo, il senso è questo, chi c'è il foglietto lo puoi leggere, dice: tu hai dimostrato attraverso la follia della croce, c'è proprio questo termine, che la logica di questo mondo è completamente sballata. Sale della terra, voi sapete che per capire l'immagine del Vangelo dobbiamo rappresentarci bene. Il sale è una cosa importantissima. Chi di voi cucina ed è un buon cuoco sa che può fare la più bella ricetta di questo mondo. Tra parentesi, questo ve lo raccomando in particolare quando invitate a pranzo me, che sono un grande amante del sale. Se una cosa è sciapa, ma può essere buona quanto te pare, ma se è sciapa, non so che cosa pensate voi, a me sinceramente tanto non mi piace, proprio detto proprio francamente. Se anche invece ci mancasse qualche condimento, qualche piccola cosa, però se sta bene di sale, già quello va al 50-60% della bontà di una cosa, no? Perché il sale è fondamentale. E guardate anche la dinamica del sale. Cosa fa il sale? Tu lo metti e come opera? Si scioglie e dà sapore a tutto, quindi scompare, non si vede più, però rende tutto buono. Voi sapete che col sale si fanno anche altre due cose, lo sapete? Lo sapete sicuramente. Adesso, quando si ghiacciano le strade, che ci si mette sopra per non far sbatte contro il muro? Il sale impedisce il ghiaccio, d'accordo? Adesso lo vedremo cosa sono. E poi, se devi conservare un alimento, che ci fai? Tu lo metti? Oh, le donne alzino la mano se sbaglio, eh? Si mette sotto sale. Sale serve la conservazione degli alimenti, quindi dà sapore, impedisce il congelamento e preserva dalla corruzione. Tanta roba. Gesù dice: voi miei discepoli, attenzione, siete il sale della terra. Quindi avete questa funzione nel mondo. Quale? Portare sapore, capite? La sapienza, dicevano i classici, sapienza viene dal latino, scusate se faccio un pochino di latino, ma tanto traduco, eh. Sapienza in latino è sapida scientia, cioè scienza che ha sapore, cioè la capacità di comprendere il senso profondo delle cose. Cioè, i cristiani sono il sale della terra perché hanno chiaro il senso profondo delle cose e lo portano nel mondo. E sapete dov'è che il senso delle cose
si fa chiaro al 100%. Dice San Paolo, non lo dico io. Io vi ho parlato di Cristo crocifisso perché tutti i discorsi che vi sto facendo non fossero fondati sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio, sulla sapienza che rifugge dalla croce. Però, come prima battuta, tutto quello che è sapienza divina noi lo possiamo capire guardando con attenzione Cristo crocifisso. E adesso andiamo subito a scendere nel concreto, perché sapete, l'omelia diventa sempre più bella e ci portiamo qualcosa a casa quando si fanno un pochino di esempi. Per esempio, perché moriamo? Perché sapete, quando uno è sapiente, il sapiente sa rispondere ai perché. E noi sappiamo rispondere ai perché, se siamo sapienti, se siamo buoni cristiani. Perché moriamo? Vogliamo fare anche un'altra cosa. Guardiamo il crocifisso. Perché Gesù Cristo è morto in croce? Ce lo siamo chiesti? Perché noi seguiamo Cristo crocifisso. Noi stiamo in chiesa qui, stiamo celebrando la messa. La messa è la rinnovazione. Sapete che sull'altare c'è sempre il crocifisso, dietro o davanti. È meglio adesso che siete davanti, così lo vedete sia voi che state di là che io sto di qua. Perché sull'altare si rinnova il mistero della croce. Chi è che è morto in croce? Gesù Cristo. E Gesù Cristo è Dio, sì. E Dio va a morire in croce? Vi sembra una cosa sensata a voi? Che Dio vada a morire in croce? Perché San Paolo e la preghiera introduttiva ci ha detto la follia della croce? Ma non è roba da matti, scusate, che uno onnipotente che ha fatto l'universo vada ad affrontare la morte più oltraggiosa, più umiliante, più dolorosa e peggiore che possa esistere? Capite il senso? Era matto nostro Signore? Guardate che questo significa, o era savio, e se evidentemente non era matto nostro Signore e ha fatto questa cosa, che cosa ci sta dicendo? Che cosa ci sta rivelando? Che cos'è la croce? Qual è la sapienza che sta nascosta dietro la croce? Allora, capite, tutte quante queste domande, nella misura in cui noi, come dire, siamo buoni cristiani, abbiamo la fede, sappiamo dargli una risposta. Voi sapete perché oggi ci sono, come si dice, non voi chiaramente che siete qui, ma pochi praticanti, cosiddetti praticanti? Perché provate ad andare a chiedere a qualcuno in giro che è battezzato, senti un po', ma perché dobbiamo morire? Ma dopo la morte che ci sta? Ma tu che ci stai a fare nel mondo? Che stiamo a fare così? Che ci stiamo a fare con questo mondo? Scusate, qualcuno lo sa. Che stiamo a fare? Ci stiamo arrabattati, abbiamo lavorato, abbiamo soffrito, eccetera, eccetera. Tanto c'è il conto alla rovescia verso la morte. Dopo la morte che c'è? Un metro di terra? Oppure un po' di cemento armato dentro un loculo e poi basta, è finito. Che succede? Che non succede? Tutte queste domande. Gesù una risposta ce l'ha data. E noi dovremmo essere non soltanto i primi a sapere la risposta, ma i primi a crederci. Allora, in due parole, perché l'omelia già volge verso la fine. Allora, chiediamoci anzitutto, prima che io continui, no? Io saprei rispondere a queste domande dentro il mio cuore. Cioè, il mio essere cristiano, la mia fede è qualificata? Sono radicato? Credo davvero nelle cose che faccio? Cosa penso io dinanzi a Gesù crocifisso? Aspettate quello che adesso poi ve la do la risposta prima che c'è, prima che finiamo. Ma io, se mi metto davanti a Gesù crocifisso, che penso? Guardalo bene. Sta sulla croce. Noi crediamo che quello è Dio, quello che mi ha creato, quello che ha fatto l'universo, il padrone assoluto. Poteva scendere secondo voi Gesù dalla croce oppure no? Poteva fulminarli tutti quelli che stavano sotto o no? Attenzione a come si risponde a questa domanda, Perché se non poteva fulminarli, vuol dire che non era onnipotente, quindi non era Dio. Se poteva fulminarli e non l'ha fatto, vuol dire che non ha voluto farlo. E quindi vuol dire che ha proprio voluto stare in croce. Lui, capite? Allora, la risposta alla follia della croce è questa, guardate. La croce, sapete che cos'è? La croce è un inceneritore. Avete visto gli inceneritori? Oggi è un grande problema sociale, no?
i rifiuti a Roma, in Campania, devono fare gli inceneritori super, perché sennò siamo collassati con tutta questa montagna di fango che ci viene addosso. È vero. Qual è il fango di cui il mondo è ammorbato? I rifiuti organici, la plastica o cosa, cioè, o qualche altra cosa. Noi cristiani crediamo questa cosa, che ciò che ammorba il mondo è solo un problema, uno solo. L'abbiamo imparato a catechismo. Si chiama peccato, il male che noi facciamo. Questo male, una volta che esce fuori di noi, è come se fosse una montagna di letame, di rifiuti. Qualcuno deve prendersi la briga di portarlo dentro qualche inceneritore e distruggerlo, in modo tale che non siamo più ammorbati dalla puzza, che non stiamo più in un mondo dove non si canta più. E sapete cosa che fa questo? La croce. Gesù sulla croce cosa ha fatto? Ha subito tutte le ingiustizie possibili e immaginabili, andando a finire lì, il che è una sintesi di ciò che è il peccato del mondo. Cosa ha fatto? Anziché ribellare, ha detto: vengano tutte su di me, io accetto di morire sotto il loro peso, offro tutto al Padre con amore e per amore, in modo tale che i miei fratelli siano liberati da tutta questa schifezza. E l'unica condizione per essere liberati è che tu dici al Signore: io ci credo, liberami. Ma se questo è vero per la croce sua, questo è vero anche per le nostre croci. Perché sapete perché noi soffriamo? Perché un po' di contributo, diciamo così, perdonatemi sempre la metafora, allo smaltimento dei rifiuti, diciamo che il 90% l'ha fatto nostro Signore e il 10% ce l'ha lasciato a noi. Quindi le nostre piccole croci, perché in confronto alla sua sono tutte piccole, le prove della vita, le sofferenze, sono il nostro contributo alla distruzione del male nel mondo. Non c'è altro sistema. Per questo che Gesù, potendo scendere dalla croce, non è sceso. I santi, che erano persone comunque intelligenti, si sono chiesti: ma perché Gesù ha fatto una cosa del genere? Ma non c'era un altro modo, un po' meno doloroso, un po' meno cruento, un po' meno terribile? Allora, se io credo che quello è Dio e non ha scelto un altro modo, cosa significa? Che quantomeno quello è il modo migliore, forse che è l'unico, questo non lo possiamo affermare con certezza, ma sicuramente quello è il modo migliore. Allora ecco la sapienza. Cosa fa la logica del mondo dinanzi alla sofferenza? Cosa facciamo? Facciamo pure noi, perché noi siamo tutti quanti più o meno impastati. Scappiamo, la fugge la sofferenza. Cosa fa uno che ha la sapienza, che è illuminato? Certamente non è che si diverte quando soffre. Soffre, per carità, lo sta. Ma capisce, dice: accetto questa sofferenza, offro questa sofferenza in unione con le sofferenze di Cristo, perché attraverso questa sofferenza un po' di male che ho fatto e un po' di male che sta intorno a me perderà forza, perderà potere, staremo tutti un po' meglio. Ecco, guardate che sarebbe da fare un'omelia lunga altre 4 ore, io evidentemente mi fermo qui. Ecco, le altre cose spero che lo Spirito Santo vi aiuti a decodificare, però capite quanto è grande la sapienza che il Signore ci ha lasciato e quanto piano piano, ecco, certamente aprendo il cuore, approfondendo anche tante cose, noi possiamo crescere in essa e avere poi uno stile di vita che è completamente differente da quello di tanti nostri fratelli e sorelle che non hanno la luce della sapienza e non hanno queste grandi verità che danno questa grande speranza e questo diverso modo di vedere la vita e il mondo. Siano lodati Gesù e Maria.